commissione. Non vi dico tutto, perché anche in Louisiana abbiamo lavorato nelle scuole, non nostre, scuole parrocchiali, siamo ancora in due, e fino alla 82, 83, le maestre qui in Louisiana non hanno conseguito niente. Siamo sempre stati in comunità delle diocesi o delle parrocchie. Circa negli anni, inizi degli anni 80, abbiamo sentito il bisogno di avere una casa nostra, soprattutto per le vocazioni locali, perché mentre per gli italiani la scelta di venire in Italia c'era sempre, per gli altri vivono. Il bene che era stato fatto fino a quegli anni ci ha aiutato, perché nell'84 abbiamo aperto la casa, quella che noi chiamiamo casa madre, il convento delle maestre Pie della Dolorata sul Ripolo, che è stato costruito per le nostre suore anziane, per ospitare le comunità che lavorano e per la casa di formazione del noviziato. Una casa che ha 30 camere, con le sale, gli ambienti, lucide, tutto. Terminati i lavori nell'84, noi siamo entrati in un armadio dentro. Tutto era stato pagato, anzi c'è stato qualcosa in più che è servito per continuare altre opere. Per la generosità dei benefattori che hanno riconosciuto tutto il lavoro che le suore hanno fatto fino a quel momento. Oggi abbiamo delle case famiglie per le attività con gli handicappati nostre, anche se c'è il cuore che continua a lavorare per le diocesi. Accanto al convento di Cinque delle maestre Pie, c'è una scuola per lo sviluppo del bambino che accoglie i bimbi da un anno appena sanno camminare, quella è l'unica cosa che è richiesta, che sappiano camminare, fino ai 4-5 anni. L'età dei 5 anni, l'ingresso nella scuola materna per gli Stati Uniti è l'inizio dell'anno obbligatorio di educazione, quindi alcune famiglie, soprattutto se li vogliono mettere in scuole private, li iscrivono ai 5 anni, altrimenti non trovano il posto. Ci sono tutti i giorni più di 100 bambini con una lista di attesa lunghissima. Sempre in questa città abbiamo aperto 18 anni fa un centro, vi parlo quelle che sono opere nostre, non delle attività che facciamo per gli oggi e per loro. Abbiamo aperto un centro di dopo scuola che serve per aiutare, dare un sostegno accademico e anche artistico, scusare imparare attività artistiche, ai bambini più disagiati della città, quelle famiglie che o non hanno lavoro, o sono dediti a cose troppo lecite, per cui i bambini sono poi per la strada e non hanno nessuno che li aiuta e quindi sono svantaggiati quando poi si trovano a scuola. Quindi lì ci sono due casi, uno fanno compiti, c'è chi li aiuta a fare i compiti, c'è chi li aiuta a recuperare delle materie importanti come la matematica, le scienze, il leggere, lo scrivere nella loro lingua. Poi, dopo che hanno fatto due momenti di 45 minuti in questa casa, passano nell'altro dove fanno un'attività artistica e lì dipende dagli artisti che ci sono. E questo sul nel nord, e il nord della Louisiana è una zona dove la percentuale dei cattolici è di 8-9%. Quindi siamo in mezzo a una popolazione che è prevalentemente protestante. Però Carisma Chiesa funziona anche in mezzo a loro. In queste due comunità educative dove noi lavoriamo, dove c'è anche la nostra presenza, però c'è una grande collaborazione con queste persone che non sono cattoliche, ma che credono nel bene che bisogna fare, nell'aiuto che bisogna dare a questi bambini. Se scendiamo più nel sud della Louisiana, nel centro, ci sono le case famiglie, dove ho lavorato tantissimi anni madre Carla, e quelle sono tre nostre comunità che lavorano con
l'anno scorso, per la prima volta, siamo andati fuori della Louisiana. Abbiamo preso il coraggio in due mani e siamo andati in un altro stato, abbastanza lontano, perché dobbiamo attraversare tutto il Texas, e andando dritto sono 13 ore di macchina, per arrivare nello stato del New Mexico, in Nuovo Messico. Anche qui la diocesi che occupa tutta la metà sud del New Mexico è una diocesi che ha tantissima povertà, tantissimo bisogno di redenzione, molte popolazioni immigranti dall'America Latina, infatti la maggioranza parlano di quelli di noi, molti ancora di immigranti illegali che bisogna aiutare, e c'era una scuola cattolica nella città che ha un comitato, e questo comitato, dopo aver finanziariamente aiutato la scuola a mettersi in buone condizioni, ha cercato una famiglia religiosa per avere una presenza religiosa, perché non c'è nessuna costituzione in città. Quindi abbiamo visto di questo, insomma, l'azione dello Spirito che ci ha chiamato ad essere presenti con il momento di due suore, presto saranno tre, una delle quali è pensionata, a Sorgenna, ma fa la preghiera scolastica ed è presente con i bambini. Mi dice che lei dice ortini quasi tutti i giorni, anche per una lunga rotta, perché tutti vogliono andare a trovare la Sorgenna. E l'altra che fa scuola in questo momento, fa religione nelle medie e nelle superiori, più tutte le altre attività parrocchiali. Quindi il gruppo non è grande. Queste che vi faccio vedere per primo sono foto di Suor Caterina Palazzi, che è la maestra Pia della Dolorata più grande in assoluto, di quelle di lei, certamente. Perché a gennaio ha fatto 104 anni. Faccio vedere le foto, le faccio correre da sole mentre vi parlo. Allora, un'attività di cui avevo parlato con Stefano, che è una cosa che i cattolici hanno imparato dai protestanti. La chiamano vacanza biblica. Oltre alle attività catechetiche e parrocchiali che si fanno durante l'anno, i protestanti tutti gli anni fanno questa settimana, quasi due settimane, di vacanza biblica, dove i bimbi, i ragazzi che hanno finito la scuola, si radunano nella parrocchia e spendono la mattinata lì, un po' come un campeggio, con sempre delle tematiche bibliche. Quindi ci sono dei momenti di lezione, poi ci sono dei momenti di canto, di gioco, di attività artistiche, tutte incentrate sul tema biblico che si è svolto. Noi l'abbiamo fatto molte volte negli anni. Devo dire che se abbiamo anche qualche vocazione, le prime vocazioni della Louisiana sono proprio vedute, perché le nostre suore durante le vacanze lasciavano la scuola in questi paesini, e da questi paesini più piccoli è venuta fuori Suor Sandra, Suor Linda, queste vocazioni che altrimenti non avrebbero mai visto le suore. Con le suore più giovani, quando ero lì l'altra volta, in diversi paesi, nel Texas, anche vicino a San Antonio, vicino al confine, più vicino a noi alla città, nella Louisiana, nel Mississippi, l'abbiamo fatto. E a volte quando mi trasferisco da un computer all'altro non si riesce. Allora, adesso era alcuni anni che non lo facevamo, non lo facevano più, perché poi il numero delle suore si diminuisce,
durata tutta la settimana, vedete che avranno delle corone perché il tema era il regno di Dio, quindi chi è che comanda nel regno, per risolvere le leggi del regno, fare tutte le attività impostate sul regno. Logicamente le piccoline ha fatto un po' più fatica, però hanno imparato la Maria. E c'è questo qui con i pantaloncini viola, che è l'unica cosa che diceva era la nonna. Chi è la mamma di Gesù? La nonna. Era sempre la nonna la risposta. Poi alla fine, in questa parrocchia particolare, le mamme, alcune mamme nonne, hanno fatto il volontariato preparandoci il pranzo tutti i giorni. Quindi alla fine delle lezioni e delle attività mangiavamo il pasto con i bambini e poi ritornavamo a casa. Quando andavamo più lontano dalla città in altre parrocchie, molte volte eravamo ospiti delle famiglie. Oppure ci accampavamo con i sacchi a pelo in uno stanzone grande della parrocchia. Quella è Ciampa, che adesso è suora in Bangladesh. Mi dispiace per... ecco, quella è Lisa, che adesso è suora in Bangladesh. La prima qua è Joshi. Quella è suora Justine in Bangladesh, ecco la suora Justine. L'altra è Parimona del Bangladesh, però che è ritornata negli Stati Uniti, quindi adesso insegna negli Stati Uniti in una delle nostre scuole. L'ultimo giorno, il venerdì, i genitori sono stati invitati e hanno fatto come una sintesi ai genitori di tutto quello che avevano imparato durante la settimana. Quindi hanno fatto dei canti insieme, sono andati marciando, l'insegnante che aveva fatto arte ha fatto loro le foto con la corona di cartone, che è stata la prima attività che hanno fatto per essere nel regno. E poi ogni più grandi si sono attrezzati nel condividere con i genitori le tematiche che avevano imparato, poi ogni gruppo ha fatto il suo canto individuale, poi dopo il pranzo, con tutti i genitori che erano arrivati, sono ritornati a casa, portando a casa tutto, raccogliendo tutto il materiale che avevano fatto durante la settimana. Per questi bimbi era la prima volta che facevano questa esperienza, sono rimasti contenti e ci hanno invitato di nuovo la prossima estate. Quindi prima di ritornare in Italia dobbiamo fare una vacanza biblica. E ripeto, queste sono le idee buone dei nostri fratelli protestanti che i cattolici hanno preso. Allora, adesso vi faccio vedere le foto del centro. Anche queste le faccio scorrere. Ci sono diverse attività di diversi... Questa è la casa delle attività accademiche, dove i bimbi sono seguiti quasi individualmente nel fare compiti, nel leggere, mentre nell'altra casa sono un po' miste, fanno varie attività artistiche. Queste fanno i fumetti con un insegnante. E le attività artistiche dipendono dagli insegnanti che vengono. L'opera si sostiene con richieste di progetti, di sponsor, e quando si fanno i progetti a varie associazioni, dopo si deve usare logicamente il denaro per il progetto che è stato scritto. Quindi, se questi stanno di fuori, ci sono delle aiuole, quindi stanno anche imparando a coltivare, hanno messo su un po' di erbe, un po' di fiori, un po' di insalata. E quindi a volte hanno ceramica, questi imparavano a fare, a cucire il patchwork, o quilt. C'hanno anche una classe di cucina ogni tanto. Perché? Perché questi sono bambini che quando vanno a casa sono soli. Non c'è nessuno, e se non c'è nessuno che li guida, tornano a casa da scuola, hanno fame, mangiano tutto quello che trovano, non senza prendere cura di se stessi. Allora fanno lezioni di nutrizione, insegno ai bambini a come preparare delle merende semplici, usando anche il microonde,
loro esperienze diverse. Allora vengono a, una volta sono venute a fare maneggiare i bambini e gli animali che sono un po', potrebbero essere pericolosi da insegnare come devono fare, o fare esperienze di è quello di come, non so come, ma è come un gioco. E siccome questo si chiama Renzi, Centro di Educazione Artistico Renzi, e la città, quello del bambino, si chiama Elisabetta Renzi, Centro di Elisabetta Renzi per lo sviluppo del bambino. Quindi in città abbiamo due centri, tutti e due nominati come Elisabetta. Allora, vi dicevo, sono quattro sezioni durante il periodo scolastico di 7 settimane l'uno e seguono il calendario scolastico. Quando non c'è scuola, il centro è chiuso. Incominciano il pomeriggio, la prima cosa che fanno, ricevono la merenda quando tornano da scuola e che devono logicamente consumare prima di andare a lezione. Poi finiscono alle 5:30. Diversi di questi